La Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma si riaccende e cambia atmosfera. Dopo 100 anni dall'inaugurazione dell'edificio che la ospita a Valle Giulia, la troverete cambiata grazie a nuovi allestimenti delle opere, nuovi percorsi e colori alle pareti. Benvenuti alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna, così non l'avete mai vista. Il visitatore può seguire su due piani un percorso che va dall'Ottocento al Novecento, diviso in tre grandi settori cronologici. A loro volta questi settori incrociano sale monografiche dedicate a singoli artisti o a temi. Per esempio, nel salone centrale sono esposte le opere che hanno creato scandali e polemiche, come L'Orinatoio di Duchamp, I tagli di Lucio Fontana, Il grande sacco di Alberto Burri. Proprio Il grande sacco di Burri fu acquistato nel 1959 da Palma Bucarelli, l'allora direttrice del museo. La decisione causò un'interrogazione parlamentare sottoscritta sia dal Partito Comunista che dalla Democrazia Cristiana. Si voleva sapere quanto fosse stata pagata quella vecchia, sporca e sdrucita tela da imballaggio. Siamo nel settore delle sale monografiche dedicate a De Chirico, a Guttuso, a Balla, a Manzù e anche a Pino Pascali, che è alle mie spalle. E in questa sala si ricostruisce l'atmosfera volutamente caotica dell'allestimento del 1973 e poi c'è anche un'opera, I Campi Arati, opera che non è visibile al pubblico dal 1969, quando qui fu fatta la mostra monografica di Pascali. Ci sono anche Cézanne e i due Van Gogh recuperati dopo una rapina a mano armata avvenuta nel 1998. Il furto era stato rivendicato dalla Falange Armata, ma i carabinieri ritrovarono i quadri, due dei quali nascosti sotto il letto in casa di un complice. In questa sala è esposto un quadro di Van Gogh che ha una storia un po' particolare, perché innanzitutto è l'unico quadro di Van Gogh che si trovava in Italia. Fu esposto nel 1910 alla prima mostra dell'impressionismo italiano a Firenze, organizzata da Ardengo Soffici. E poi era di proprietà di un collezionista italiano, di Sforni, e fu acquistata attraverso un prestanome da un grande gallerista svizzero, Ernest Baillet. Lo Stato italiano, essendoci la possibilità di esercitare il diritto di prelazione, lo ha fatto, ma lo ha fatto un po' in ritardo, quindi è partito un caso giudiziario che ha fatto tutti i gradi di giudizio e alla fine la Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo ci ha consentito di tenere questo Van Gogh che già si trovava alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna. Una delle sale più spettacolari è dedicata a Canova, di cui all'inizio del Novecento si discusse a lungo se fosse l'ultimo degli artisti antichi o il primo dei moderni. A voi la risposta, magari confrontando l'Ercole del Canova con il bombardamento notturno di Leoncillo. In realtà, dall'Ottocento al Novecento la modernità, come si vede qui alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna, è un concetto che è andato continuamente cambiando.